hanno dato un posto un po' più interno in porto, e quindi adesso spostiamo la barca e approfittiamo della bella giornata per fare un piccolo video su tutte le operazioni da effettuare prima della partenza per il disormeggio e l'ormeggio. Prima cosa da fare, staccare la corrente e ritirare in barca il nostro cavo. Bisogna accendere le batterie della barca. Righella, 3 batterie, 2 batterie per i servizi e una a parte qua per l'avviamento del motore, che va attaccata a parte. Questa ovviamente sarà una breve navigazione perché dobbiamo solo cambiare il posto barca, però verifichiamo anche che funzioni almeno il VHF, verificare che funzionino le luci, un minimo check up delle dotazioni di bordo prima di partire. Controllo generale. Adesso possiamo procedere con l'accensione del motore. È molto importante verificare che il motore scarichi acqua dalla presa a mare. La barca a vela è fissata solitamente in ormeggio da 4 punti, 2 a poppa con le cime di poppa e 2 a prua, in questo caso con i corpi morti o le trappe. Quando si lascia un ormeggio, le prime cime da mollare sono quelle ovviamente sotto vento, in modo tale che la barca rimanga in tensione dal lato di sopravvento. Oggi, come ci dice il nostro Windex, sì, abbiamo un leggerissimo vento da est, proprio minimo, per cui molleremo prima le cime di prua, poiché la barca tenderà ad allontanarsi da sola dal pontile, perché... praticamente pronti a mollare, siamo arrivati con la cima di sopravento, però il vento ci ha un po' attaccati alla barca a fianco. Allora, col pettino avanti, ancora con la cima inserita, questa barca è destrorsa, vedete, con la cima inserita ci dovrebbe lentamente allargare la prua. Facciamo un po' di spring. Ricordarsi sempre di posizionare bene i parabordi, verificare che siano ben posizionati. Ora, se non abbiamo un ormeggiatore pronto a passarci le cime, che noi abbiamo già precedentemente preparato, può essere una buona idea sistemare una cima già pronta passandola esterna e dandole già volta in galluccia, in modo tale da passarla direttamente a doppio. Ma nel nostro caso abbiamo già preparato le cime, quindi non c'è problema, ce le passerà a lona nel pontile. Ciao boss! Una cosa molto importante è prepararsi anche il mezzo marinaio, che può sempre tornare utile, avercelo quantomeno a portata di mano, in manovra. Ora, ci prendiamo un pochino di più di distanza perché le barche a vela difficilmente manovrano senza brivio, cioè senza velocità. Serve sempre un minimo di movimento per permettere al timone di prendere sull'acqua. Infatti anche adesso bisogna avere un bel colpetto iniziale più forte per farle prendere velocità e poi piano piano rallentare, e tanto lì una volta che prende l'effetto, vedete, già si sta drizzando. I ormeggi migliori sono fatti in fondo, siamo già sgranati, stiamo andando piano piano, sentiamo anche il vento che ci spinge. Tanto poi la barca a vela è molto reattiva di poppa, io ecco, vedete, adesso possiamo girare così.
togli la trappa subito. Tirato la nostra trappa, prendendola da qua e portandola fino a prua. Perfetto, poi si prendono bene le distanze in modo tale che si riesca a salire e scendere senza problemi. Una volta che la barca è bloccata a prua e a poppa, si può anche spegnere il motore. Siamo arrivati nel nostro nuovo ormeggio. Ah, una cosa molto importante sicuramente è avere un posto barca più ridossato rispetto ai venti, cioè questo aiuta molto la barca. Ma un'altra cosa che salva la vita sono i molloni d'ormeggio. Questo è l'esempio di un circuito di un mollone e qualche maglia di catena extra, un bel grillo sovradimensionato che vada direttamente all'anello di pontile, poi con un grillo abbastanza grosso sovradimensionato uniamo il mollone con la redancia, ovviamente connessi tramite un altro grillo, e utilizzando un grillo a parte sia da una parte che dall'altra mettiamo anche un po' di catena lasca che entrerà in funzione solo in caso in cui la molla si dovesse rompere. In caso di molloni vecchio stile, vediamo se qua ce n'è qualcuno da far vedere, esatto, come questi, alcuni consigliano di far passare dentro la catena. La verità, io ho sempre utilizzato un sistema esterno, col circuitino esterno. E poi appunto redancia, impiombatura e cima. Cima, queste bianche le tengo come cime di sicurezza, non si sa mai. Vanno sempre un pochino più lasche rispetto al mollone. E una buona tecnica quando non si mette la redancia è quella di fargli un giro, vedete? In questo modo si riduce molto lo sfregamento della cima e dura di più. Questo quando non si può usare la redancia. Arte, lo aiuti a Paolo? Lo aiutiamo? Spingilo in acqua. Vai, spingilo. Spingerli il più possibile, ovviamente utilizzando una pinza, mai fidarsi le mani. Per sicurezza extra sarebbe meglio, come in questi casi, come ho fatto qua, mettere dei fermi di fil d'acciaio in modo tale da evitare qualsiasi tipo di problema. Lo scirocco principalmente che entra da questo lato, dall'imboccatura, ho messo il rinforzo, diciamo il lato più rinforzato anche con la catena da questa parte, in modo tale che aiuti ad ammortizzare il flusso delle onde. Entra dalla parte opposta della bitta rispetto a quella da cui arriva. 0, 8, si può decidere se fare o un altro 0 per chiuderlo, come molti consigliano. Io sono sempre per dargli una mezza volta. Lasciamo poi sempre tutte le cime in chiaro e pronte per un'eventuale manovra di disormeggio rapida. Possono passare così se sono abbastanza lunghe o anche solo lasciarle appoggiate. Siamo pronti alla via.